Anche per i verbi della terza coniugazione prendiamo il tema del presente che ricaveremo, come sempre, dal paradigma, dall'infinito. Quindi stacco la desinenza re, dell'infinito ottengo lege. Questa volta la vocale tematica e del tema nella fusione con suffisso temporale modale non si conserva. Quindi da lege devo staccare la e, e a leg così ottenuto aggiungerò il suffisso modale temporale a, tipico proprio del congiuntivo presente della seconda, terza e quarta coniugazione, e alla forma così ottenuta lega aggiungerò le desinenze personali attive e passive. Ne risulterà la seguente coniugazione, cioè la coniugazione del presente congiuntivo attivo e passivo di lego leggere: legam, che io legga, legas, che tu legga, legat, che egli legga, legamus, che noi leggiamo, legatis, che voi leggiate, legant, che essi leggano. Il passivo: legar, che io sia letto, legaris, che tu sia letto, legatur, che egli sia letto, legamur, che noi siamo letti, legamini, che voi siate letti, legantur, che essi siano letti. Il congiuntivo presente dei verbi della quarta coniugazione mantiene la vocale tematica i del tema del presente. Prendiamo il paradigma di audio, audis, audivi, auditum, audire. Otteniamo il tema del presente staccando la desinenza re dell'infinito presente, quindi audire, audi. A audi, tema del presente con vocale tematica, aggiungiamo il suffisso modale temporale caratteristico dei verbi della seconda, terza e quarta coniugazione, la a. Alla forma così ottenuta, audiam, aggiungiamo le desinenze personali attive e passive. Ecco la coniugazione del presente congiuntivo attivo e passivo di audio, audire, audiam, che io ascolti, audias, che tu ascolti, audiat, che egli ascolti, audiamus, che noi ascoltiamo, audiatis, che voi ascoltiate, audiant, che si ascoltino. Il passivo: audiar, che io sia ascoltato, audiaris, che tu sia ascoltato, audiatur, che egli sia ascoltato, audiamur, che noi siamo ascoltati, audiamini, che voi siate ascoltati, audiantur, che essi siano ascoltati.